Salve ragazzi, come state? Io sono Billy e adesso sono tornato non soltanto su YouTube ma anche in Italia. Sì, dopo aver vissuto in Giappone per 2 anni, adesso mi sono trasferito in Italia da circa 7-8 giorni, diciamo. E in questi 8 giorni ho imparato molte cose nuove dell'Italia che non sapevo. E adesso volevo condividere queste cose con voi, quindi iniziamo. Allora ragazzi, la prima cosa che ho notato, e sono sicuro che anche voi lo già sappiate, è che quando accendete la TV in Italia, se vedi una pubblicità, diciamo che il 85% del tempo quella pubblicità sarà per una marca di profumo. E questo va benissimo pure. È solo che in ogni singola di queste pubblicità per le marche di profumo c'è un uomo nudo, quasi nudo, senza maglietta, abbronzato da morire, barbato, sexy da morire, che sta camminando verso una bella figa, prende questa donna e tipo stanno per baciarsi e poi va tutto nero e c'è la bottiglia e c'è scritto tipo Versace. Avete notato quante pubblicità per il profumo ci sono in Italia? E era una cosa tipo, mi sono rimasto stupito da questa cosa, perché appena finisce quella pubblicità ne inizia un'altra. Un'altra marca di profumo, un altro uomo sexy, un altro uomo barbato, senza la maglietta, muscoloso da morire, che non lo so, sta per farlo con quella ragazza là. Questa cosa era molto notevole e non potevo non metterlo in questo video. Poi ragazzi, è anche la stagione del Natale, quindi ovviamente sono circondato da tanta famiglia. Questo va benissimo, però una cosa che ho notato, e già questo sono sicurissimo che già lo sappiate, in Italia il suono più comune che sentirai è questo. Veramente, il cugino di Sonia è arrivato un po' tardi alla cena di Natale. C'era una tavola di circa 20 o 25 persone. Lui ha fatto tutto il giro di questo tavolo facendo questo bacio a tutti quanti e ci sono volute veramente, ragazzi, 6 minuti di sentire solo questo. Ciao. 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 Tutto silenzioso. L'unica cosa che sentivi era questo. Io sono stato tipo... Pensate a me, un americano che sta in questa scena di tutti quanti che fanno questo. È l'unica cosa che senti qui. Allora ragazzi, e a proposito di Natale, la terza cosa che ho imparato è che c'è questa guerra tra panettone e pandoro. E se volete l'opinione di un americano, anche se non vale niente probabilmente, e giustamente non vale niente la mia opinione, perché che cavolo ne so di pandoro e panettone, ma per chiarirvelo, io preferisco il pandoro. Non è per dire che il panettone non mi piace, anche quello buonissimo. Quando ho mangiato quel pandoro, di nuovo ci sono rimasto stupito, ho detto... Buonissimo, grazie pandoro. Panettone, non ti offendere, sei buono anche tu, mi piacciono tutte e due, va bene, avete capito? Ok, questo ragazzi mi porta comunque alla quarta cosa, che voi siete viziati per tutti gli ingredienti buonissimi che avete. Io sono stato in Giappone, che tra l'altro è anche un capitale di cibo buonissimo, cioè in Giappone si mangia benissimo, ma da quando sono tornato qua, pensate, la prima sera che sono arrivato c'era la mamma di Sonia che ha fatto tipo: guardate ragazzi, stasera ho fatto una cosa semplice, non ci ho messo niente, scusatemi, ma potete comunque mangiare. C'era una pasta buonissima di spaghetti alti, non so come si chiama, un sugo buonissimo, poi un contorno di tipo patate, no, cioè non so descrivere il cibo in italiano, ma comunque buonissimo. Gli italiani sono viziati per gli ingredienti buoni che hanno, la cucina italiana è così buona. Niente, cioè io sono contento di essere tornato in Italia, se sarà così per tutto questo tempo. Quindi grazie agli italiani, grazie alla mamma di Sonia, grazie a tutti, grazie per il cibo. Allora ragazzi, purtroppo la quinta cosa non è una cosa così buona che ho imparato dall'Italia, ma io venendo dall'America, non so se voi sapete com'è in America, ma abbiamo un sistema di aria condizionata e anche, non so come si dice, ma tipo heating, il contrario di aria condizionata, in cui ti scalda la casa con la stessa macchina. In America, se è inverno, se fanno meno 10 gradi, se dentro casa con una maglietta e basta, non attaccatemi per tipo l'energia o l'uso che usiamo in America, ma casa mia è così. Nevicando, fa freddissimo dentro casa, sono nudo e sto guardando la neve così. In Italia invece non fa così freddo, eppure dentro casa
ho freddo. Mi sono dovuto mettere la giacca o questo. E ci stavo pensando, mamma mia, ho freddo. In casa, vado fuori, tipo, ah, sono caldo di nuovo. Scherzo, sto esagerando. Però mi sa che avete capito quello che sto dicendo. Non so, cioè, non è colpa vostra. È solo che il sistema di aria condizionata e anche heating non è così forte qua. Questo va benissimo, ci sono i vestiti per questo. Ma volevo solo dirvelo. Allora ragazzi, la sesta e penultima cosa che ho imparato è come mandare a fanculo qualcuno sulla strada, perché me l'hanno insegnato i miei amici. A Roma, come sapete, c'è sempre congestione, tantissimo traffico, non ci si va, è sempre bloccato tutto quanto, quindi ci sono spesso problemi sulla strada. Ma ho imparato che se qualcuno fa qualcosa che non ti piace, devi mettere la mano tipo così. Non so, non è tipo Hitler, ma tipo, forse così. Non devi piegare la mano, non devi fare niente così. Metti la mano così, magari metti la faccia così. Segui con la mano e il braccio la macchina finché non c'è più. Ad esempio, oh! E poi lui se ne va e sei tutto a posto. Per il resto ragazzi, non so se ci sono altre cose che ho imparato, ma sono solo in Italia da circa una settimana e ci saranno nuove. Eccomi, scusate ragazzi, si è scaricata la videocamera. Comunque il video stava per finire quando la videocamera ha fatto questa cosa, quindi non c'è più da dire ragazzi, è stato un piacere. Lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, perché adesso che sono in Italia ovviamente avrò tanti più contenuti da condividere con voi. Quindi se questo video vi è piaciuto, aspettatevene altri. Per il resto vi dico soltanto peace, ciao, e spero che il mio italiano sarà peggiorato alla prossima. Peace.